Tu pensa che io avevo 20 anni, andavo ai seminari di Leo Benvenuti, avevo scritto un cortometraggio e cercavo un attore. Un produttore aveva detto: bello questo corto, possiamo produrlo, però servono attori famosi. Adesso io studiavo giurisprudenza, chi li conosceva questi attori famosi? Ho fatto la prima cosa che mi è venuta in mente: ho aperto l'elenco del telefono e l'unico attore famoso che ho trovato sull'elenco del telefono era Alessandro Haber. L'ho chiamato e lui mi ha risposto e siamo diventati amici. E questo succedeva più di 25 anni fa. È stata la realizzazione di un sogno, perché da sempre sognavo di fare un supereroe. Non mi aspettavo che sarebbe capitato un supereroe così atipico. Non ho neanche un superpotere, quindi speravo di poter volare, sparire, essere trasparente. Invece mi hanno affibbiato il superpotere più importante di tutti, che è quello di avere un cuore grosso così e il coraggio e la volontà di aiutare gli altri, che è proprio la caratteristica propria dei veri supereroi. Personaggio molto, molto sfumato, fatto di diversi stati in animo. È una ragazza piuttosto fragile, ma anche è vulnerabile, ma anche forte, stramba e a momenti aggressiva.